io sono a tempo indeterminato. Perché se vuoi andare, io sindacato non è aperto. Le altre cose sono culo così. Ma da come ragioni tu? Stai dicendo di andare perché a tempo indeterminato. Stai facendo capire che se ti iscrivi al sindacato, forse. Perché? Diciamo una cosa, che per entrare al lavoro, per avere un contratto di un mese, devi avere il sindacalista amico. Diciamo questo, diciamole le cose. Diciamo. Non diciamo quelle che vuole. Sono arrivati tre dal nulla. Dopo che siete dal nulla ne sono arrivati e sono entrati a contratto a tempo indeterminato. Gli ha fatto entrare il sindacato. Esatto. Strano, proprio esatto. E detto danno la parola. Camerieri e pizzaioli. Qui va veramente in anticipo, non c'è sono andati ad attaccare la palla né Maicon né, ma soprattutto Lucio. La Cinecittà italiana sia il calcio, cioè una volta erano gli attori, adesso è Totti che fa tutto, fa sia il calciatore che l'attore, via dicendo. È proprio un meccanismo che alimenta se stesso. Fai 30 anni gratis, sabato, sta dritto ai funerali, fai 30 anni. Ehi, Daniele, fai 30 anni su sabato, sta dritto ai funerali. Si punti bene. E sta muovendo il sindacalismo, muovendo il scaglione. Non applicare su Dinai City, muovendo il scaglione. Su Dinai dove cavo traballendo, come hai detto Gonzalo. Abbiamo sentito un mio collega, un Renato Porco, che gridava aiuto, aiuto, aiuto. Non è questione di razzismo in confronto degli altri, perché oddio, non sono mai stato razzista e non voglio essere neanche adesso. Però io dico, come si fa ad accettare una persona, cioè uno straniero? Perché io so che tutte le visite e i corsi li fa la Saras. Quindi come si può fare entrare una persona straniera con una lingua straniera in questi posti? Perché come in questo caso che ci è successa questa disgrazia, io non voglio addossargli la colpa a lui, per carità, perché lui era uno come me. Però se lui forse si sarebbe spiegato meglio nel dire cosa era successo, forse questo non sarebbe successo, perché lui gridava aiuto, 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 Gigi è caduto, faceva, Gigi è caduto. Non ha detto, perché quello che lavorava con Gigi era lui, quindi se lui spiegava meglio quello che era successo, cioè Gigi è entrato e l'ho visto cadere subito a terra da quando è entrato, e lo spiegava subito all'inizio quando noi siamo scesi per chiedergli che cosa era successo, forse anche Bruno si sarebbe reso conto che là dentro non ci poteva entrare.